La nuova minaccia di Mosca alla comunità internazionale è una breve nota del Ministero degli Esteri. Il flusso di armi dalla NATO verso l'Ucraina avvicina uno scontro militare diretto tra l'Alleanza Atlantica e la Russia e mentre alza il livello dello scontro diplomatico, la Russia continua a colpire l'Ucraina con droni kamikaze. L'obiettivo è chiaro, tagliare le linee elettriche e lasciare il paese al buio e al freddo. Ovunque sono scattate restrizioni all'uso della corrente, ci sono già problemi per internet. Vladimir Putin, dopo aver dichiarato conclusa la mobilitazione parziale in Russia, ha proclamato la legge marziale nelle quattro regioni annesse dell'Ucraina, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Proprio a Kherson è cominciata l'evacuazione dei civili. 15.000 persone saranno trasferite ad est del fiume Dnipro verso il confine russo. Attorno alla città si stanno infatti ammassando le truppe ucraine in vista di una controffensiva che si annuncia sanguinosa, anche se in queste ore i russi sono riusciti ad alleggerire la pressione grazie ai ben addestrati mercenari della brigata Wagner. Mosca si prepara a difendere i territori conquistati con ogni mezzo. A Mariupol potrebbero essere reclutati con la forza almeno 10.000 uomini. La legge marziale, ha denunciato il sindaco in esilio della città, consente infatti di arruolare gli uomini, di requisire proprietà e mezzi di trasporto, di far lavorare persone senza un salario. Per questo in molti starebbero cercando di lasciare la città, ma la strada che porta verso ovest, dunque verso le zone controllate dagli ucraini, è stata chiusa dai militari russi. L'unica via di fuga è verso est, verso la Russia.